Tieni un secondo, dico, ma proprio uno di numero che devo mettermi, devo prendere la sigaretta. È già passato un secondo? Chi è che urla mentre lavoro? Cioè, giriamo verso noi, no? E io non ho idea di come si entra. Non ho idea di come si entra. Ah no, lì si entra, lì. Porco di sapore. Tu lo sai? Lì. No, di lì si entra. Se Fedez non ha la sala scacchi, andate via e chiedi se hanno pure il pozzo nero e quanto paga ogni mese per svuotare il pozzo nero. Grazie. Il pozzo nero è quello che ha il gischianto in casa che non ha le foglie, caga in un pozzo. E che non ha le foglie, ha un pozzo e finiscono gli escrementi dell'appartamento e devono pagare per svuotare. Non credo ci sia il pozzo nero. Bello quel palazzo. Qua? Grazie per la modifica, bello. Grazie Nardone. Ah, il filo disinfettante comunque. Vero? 9-9. Basta, sto parlando come la chat, devo smetterlo. Ultimo punto. Sì, la forza. Sì. Interiore. Ah, c'è anche l'aria condizionata, Ma come non c'è il pozzo nero e come fa la caffè? Diego, un po' così. Che bello, il muro della camera mia non è così. È un po' troppo. E dove fa per chiamare l'ascensore? Forse giù, perché deve venire giù l'ascensore. Vieni da su. Vieni giù che saliamo insieme. Sione piove, governo 9. E quindi anche della pioggia 9. Ah, sì. Ok. È una birra artigianale di Porto in Bio. Danny? Federico, Danny? Ok, hai deciso di... Ciao, come va? Ti presento ciao ai a ragazzi. Tutti, sono i modificati? Sì. Lui l'ho incontrato che pisciava col cazzo in mano. Sì. Col cazzo in mano. Ma è come devo far pipì? Sì, però eri in centro città. Avevo appena finito di fare la live, ho detto, oh, finalmente posso fare la pipì. Un po' ubriaco. Sì, ma ogni volta che vado a far pipì mi... Allora, era un po' ubriaco e vabbè, era esilarante perché a Moscova c'era lui che faceva pipì. Facevo pipì però. Sì, facevi pipì con un cocktail in mano e pisciavi sulla vetrina. E questo è un dettaglio che secondo me è molto rilevante. Che figa la casa. Com'è stai passando il periodo? Ma bene, so. Back with the remix, these boys are my sons like Phoenix. My city and state never ever seen this. Jimmy Nucci, a young boy, Jimmy. Ritorno in radio, siamo già venuti che ti hanno. Ma ritornerei in radio, ti do la verità. Devi darmi un giorno, io l'unica cosa è che mi sveglio tardi. Mi sveglio alle 5. Mi sveglio alle 4, guarda vicino a casa mia, mi sveglio alle 4 e arrivo un po'. Mi alle 3 e mezza. Mi sveglio alle 3, mangio. Alle 4 e mezza sei lì, facciamo due chiacchiere prima di entrare per capire cosa dire. Ma tanto dico tutto. Super freestyle. Vabbè, faccio io. La camera di mio figlio che dice mia moglie che c'è una macchia. Diego. Diego, quello giusto. Grazie di swab. SKSKSK. E ma avete continuato la radio? Allora, abbiamo continuato la radio e abbiamo tolto la musica. Abbiamo tolto più musica, adesso praticamente si parla un'ora. Anche, lo sai che ora hanno fatto questo problema? C'è un problema di Twitch che non puoi mettere. Ma sempre tutti i giorni? Guarda di SMS. Vabbè, marchettone. Grazie parte, vabbè, però ci sta. Vabbè, voi che mi dite? Scusate. Noi siamo tutti strani. Che stiamo facendo della nostra vita? Che lavorate su Twitch? Sì. Diego sta entrando come ospite, però è molto amato perché ogni giorno si rimorchia una tipa, fa casini, si litiga con quelli che gli dicono sempre che t'ama. Ma per quale motivo? Grazie Luigi. Ragazzi, bellissimo. Perché? Per i capelli lunghi.
Per i capelli lunghi sembri Ketama. Eh? Beh, diciamo che tu sei un po' più bella di Ketama. No, cioè, dai. Planetti, però c'è sempre... Sempre. Sempre. Sì, sempre. Sei la versione bella di Ketama. Poi, la prossima volta... Però c'era uno che... tipo che era bello fomentato e continuava. Fai, ma ti offendi se ti dico che sei guarda Ketama? Ma ti do gli schiaffi, se ti offendi. Però non ti offendi. Credo che sia una finestra sulla finestra. Ho visto una puntata di te su, su Twitch. Grazie Gabbero. E a un certo punto invitando tutti su un'altra piattaforma che non mi ricordo TG nome. Faccina che starnutisce, faccina nauseata, faccina che starnutisce, faccina nauseata, faccina che starnutisce. Un coltello. Ma tutto? Fedez, ma sta base copiata di bimbi, ma sta base copiata di bimbi, ma sta base copiata di bimbi. Mi sa che avevo un taglietto che ogni tanto... E si riapre. No, ma era figa la roba. Perché lui parlava del fatto che... Bisogna provare cose nuove, però un provare tutto. Ma il coltello mi sembra un po' aggressivo. Il coltello nel culo mi sembra un po' eccessivo. No, ma tipo fanno su Sandro Lee e il polo del giudizio. Fa il culo, il coltello nel culo. Ma quel posto come sarà il giudizio? Ma c'è una scala, credo. Scala, sì. Sai che c'era un mio amico di Roma che abitava nella residenza italiana di Putin? E aveva... Scusa, perché abitava nella residenza? Cioè a casa di un altro? No, aveva casa... Era ricco. Scusa, il marico... E aveva i terrazzi... Che davano sul salone. Ma senza lubrificante? Con il sopra. Altissimo. E aveva sopra la casa. Però sopra la casa aveva l'eliporto. Ok. E la piscina. Ok. E mi capitava nella residenza di Putin, un mio compagno di classe. La residenza dove? Italiana di Putin. A Milano? A Roma. E aveva l'eliporto in casa. Beh, io sono stato a casa di Gigi D'Alessio. E all'eliporto? Sì, ha una roba per città. Per far atterrare l'eliporto. Anch'io ce l'ho. E Andarella c'era? Delicatissimo. Oggi talmente... Andarella c'era? Sì. Mi piace Andarella. Anna, sono ancora fidanzati? Sposati? Andarella. Anna Tatangelo? Che figa. Posso... Ma lo sai che è del... Ma quanti anni ha Anna Tatangelo? Sembra molto più giovane. È del 89. Veramente. Sembra che ha 43 anni. Sembra una 43 anni che si tiene vicino. Sembra 43 anni. Grazie dei fake. Penso poco. Cioè, io dico a me, droppo questa piccola bomba. Secondo me la donna perfetta dello show business televisivo italiano a mani basse è Michelle Hunziker. A bellezza. Rispetto a Belen. Quella è la mia. No. Simone Ola. Maravenier. Anche sì, ma anche la Carrà. A me che piace, cioè, da giovane. Sì. Vabbè. In quei momenti lì, Ambrangiolini. Beh, vabbè, ci siamo fatti tutti una sega guardando nella Rai. Danny Laon 2020. Nella Rai, cioè, ma noi eravamo piccolini, Erano minorenni. Sì, infatti. Ma cioè, ma hai visto 1992 quando spiegano come è stato fatto nella Rai? No, è come è stato fatto. Ma è peggio di come la che l'hanno, cioè, è tipo un, che era per un recinto per i pedofili. Beh, io invece posso dire la mia. Fedez. Chi? Miriam Leone. La mia è la base di Bibi, ma sta base copiata di Bibi. Basta, hai rotto il caso. È la più bella. No, scherzi, sono serio, sono sardo, ma abito lontano da Aveiro. Vengo al centro per portarti un regalo, faccina con tanto sugar. Siccome non voglio farmi un viaggio lungo per nulla, mi puoi dire dove e quando ti posso trovare? Ti prego. Mi stanno dicendo che mi portano delle cose ad Alghero. Vi scopereste la D'Urso? Sì. Grazie Paulson. Ah, noi abbiamo provato questa braccia. Bello, ma sì, quella è originale? Credo di sì. Sono di Coascel. Di cosa? Coascel. Come cazzo si chiama? Il prodotto giorno dopo smetto. Lui lo seguo su Facebook. Tutta una storia, vedi. Tipo tutto il giorno, ma lui le posta su questa è qua 2018. Mi piaceva a me. Se la coca fosse pitti, va bene. Quando ti vedo dico XD. No. Poi ti mando dei cuori. Ma guarda che ma ci puoi far vedere la vista? Possiamo uscire? Ah no, ecco, grazie Antonio. È solo che ho dovuto mettere per mio figlio mettere le paratie. E quindi non vedi un cazzo tendenzialmente. Ma per non farti spiare o per paura un che po' si per sporgesse? Privacy e un po' per evitare che. Ma quella era basse. Ah no, sì, se si impiega in un buco è pericoloso. Mia madre
Grazie. Sai che una volta stavo sul bordo della finestra di casa mia a gattonare. Per quale motivo? Avevo 3 anni, me l'ha detto mia madre. E mi ha detto, ah, io stavo in bagno e so che ti ha... Oddio. Mi ha detto, ti ha salvato Santa Rita. Federico, facci vedere le scarpe da 20.000 euro che porti ai piedi di... Vodka. Vodka premium? Se poi usciamo a fare... Vai, voglio drinkiamo un po' di... Vodka... Sì, che cazzo... Premium. Io, guarda, quando bevo bene, guarda qua. I soldi fanno anche quello. Tutte le sere, soldi. Allora, la domanda è quanti soldi ha fatto in 40 anni? Non si può dire. No. La fortuna. Vabbè, un po', dai. Posso comprarmi una Fiat. Allora, più dei rapper che i trapper che fanno i dischi d'oro. Ma scade la vodka? No. Sì, dipende se l'avete bevuta dalla bottiglia o dai bicchieri. Che cazzo è? Oh, sai, tipo una bottiglia tipo di 5 anni fa. Ah, ok. No, non scade, penso. Non scade. Che penso no, che invecchia bene. È come l'uva. Tra l'altro delicatissima. È come l'uva. No, non ho fatto 70k, grazie Edos. Però sì, secondo me è stato un bel upgrade, perché prima facevamo dalle 1000. Mazza, 1000, 1200 persone. No, meno. Sì. Vabbè, meno. Puttana, ma no, ma perché siamo in vacanza. Gin, okay. Molto volentieri. Questo è il Benacus, non Verdi, benissimo. Buono. Sì, sì. Drumox dice che è buono, per cui dov'è è buono. Drumox è tipo Black Mirror, non può, grazie a caso. Non può comparire. È una nera, non è niente. Lo vedo di tanto che... E poi gli è uscita pure la spalla, Drumox, per cui ora ho visto deve... anche una storia di lui, sì, che c'aveva tipo una fascia, non so. Pris Drumox. Sì, volevo fargli un regalo a Drumox, di fargli un giubbotto. Lui ha un giubbotto dalle medie. Volevo farglielo esattamente uguale. Le teorie che mi diceva erano incredibili, lui. Cioè, delle teorie sue. Ma è venuto. Dovresti invitarlo a RDS Next. Ma così sei l'unico che lo può intervistare. Cioè, capito? Viene intervistato e esplode. Sì, perché può essere visto su internet. Di nuovo. Perché lui non è che fa i video. Non è uno youtuber. Cioè, lui compariva nelle stream e streamava, okay. Però se li inviti per un'intervista impazzisce tutto il web. Quando volete, raga. Devi chiederlo a lui. Cioè, sembri il suo manager, posso dirti. Mi muovo bene. Ti muovi bene, amici. Infatti. Come va con la tua agenzia? I tuoi talent come stanno? Voglio creare la mia agenzia. Oh, bravo. Entro settembre. Bravo. Perché almeno guadagno su chi faccio diventare famoso. Che entra nelle live e poi invece di farlo gratis. Invece di farlo gratis per amicizia. Bravo. Tipo Diego, gli faccio fare il canale e mi prendo l'80%. <dei guadagni. ride> Ma prendi il 90%, adesso è troppo buono. Il canale di Twitch? No. Io sono nel 2 e 3. Basta? Sì. Ragazzi, ce la posso spiegare. Quando ho detto che avevo. Oh! Grazie Mirko. E un ginger beer che è buono. Va bene. Comunque anche mi dice ogni volta voglio parlare con Federico di un giorno in pretura. Raga, sono tutte le puntate normali. Perché... Ho 2 bicchieri con ghiaccio. Se vuoi, io bevo con. Bevo nel tuo se vuoi. Aspetta che prendo. No, faccio un pezzo. Che fumi? Ma te vai in vacanza, noi andiamo in Sardegna. Vanno tutti in Sardegna, tutti mi invitano in Sardegna, quindi tutti mi sa che andrò in Sardegna. Cioè, raga, Sardegna. Non lo so come Sardegna esploderà ad agosto. Ma ci sono le Sarde. Non so, secondo te loro mi mandano via i Sardi. Abito lontano da Alghero. Ti ho risposto. Di Nuoro, ma voglio venire a trovarti, non voglio rischiare di farmi il viaggio lungo per nulla. Dove e quando ti posso trovare? E Paolo, rispondimi per piacere. Che legge con le pause. Paolo, sì, se mettiamo... Paolo, Fedez un fit con Nasca? Fedez un fit ci con vediamo... Nasca? Fedez un fit con grazie, Nasca? Grazie Fedez. Ci vediamo, cioè, ne riparliamo, quando arrivo in Sardegna. Quando vai in Sardegna? Andiamo mercoledì. Estate fino? Ciao, mi sono io, siete dal futuro, un donatore che non domenica, mi ricordo il nome, mi consiglio martedì. Un'app. Randonautica, ripeto, Randonautica, appunto, è un'app che mi crea sulla mappa in modo randomico. Per dei me, per me andare in vacanza, io devo fare più vacanze possibile fino a settembre. Io ho visto. Perché? Perché poi mi ritorno a stare in casa, badabam, 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 perché... Ma continui a streamare in vacanza. Sì, mi vorrei fare una settimanella... Faccio la modifica, bello. Sì.
Però stima magari 2-3 ore. Panetti, facci una capriola in memoria dei vecchi tempi. Capriola, 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 capriola. Ciao ragazzi, tutto bene? Ma noi ora ci siamo. Volevo chiedere allo spettabile Federico Lucia se ha comprato qualcosa della collab tra Dior e Jordan. Buona serata ragazzi. 9? Grazie. 9? Nikita. Che palle. 19? 29? 39? Io prendo il fit con Nasca. Basta. Diego Caterbetti a Canasca è un rapper classe 97 di Civitanova Marche. Non ha più. Sì che sei di Civitanova. Ma fa? Gin. No, no, io prendo il gin, non prendo il gin. No, gin. Se vuoi ghiaccio, devi tipo spaccare il ghiaccio nel quadro porta ghiaccio. No, che perché la vodka? Sì, ma faccio due vodka. Comunque è stato di cioè una cosa incredibile. Infatti. Cioè noi siamo due. Vabbè, grazie. Poi diventerà ingestibile la situazione. Eh? Ma sì, ma poi non sai cosa ha fatto la polizia. È arrivato. No, il gin. Ma va, è arrivato e fa. Va bene, vi scortiamo noi. Ma che fai? Perché vabbè? Usciamo dal ristorante e ci fa. Ciao ragazzi, alla prossima. La polizia e ci ha messo in mezzo la gente. E una si è spaccata. Dio mi ruba la genteria. È fake, dici? E un altro ieri abbiamo spaccato. Ho già svaligiato casa alla Leotta, ora tocca a Fedez. Non ho svaligiato faccina casa. Che fa l'occhiolino, faccina che fa l'occhiolino, faccina che fa l'occhiolino, faccina che fa l'occhiolino, faccina che fa l'occhiolino. No, te la fumo, grazie Ian Comi. Grazie Ernesto. Volete della musica? Avete preferenze di musica? Ma le casse Taylor Swift? Taylor Swift. Ho messo Taylor Swift. Che è su TikTok, devo venire. È l'ultima Demi perché. Senti, ti posso incolare la paglia? E mercoledì, martedì c'è il compleanno di Diego. Diego ricorda il flash mob. Martedì mi arrestano. Cioè? Voglio fare il corso di italiano a mezzanotte martedì. E gli anni? E dico a tutti gli anni, proviamoci qui, perché quando arriva la polizia dico che sono stato io. È un'idea di Diego, eh? Vuole un'idea di Diego. È un'idea di Diego. Mercoledì partiamo, ragazzi. Mercoledì partiamo.
Panetti, ma te ne rendi conto che ieri con quella maglia dell'Australia ne sembravi un gamer? Oh, hardcore will never die. Martedì partiamo e mercoledì partiamo. Simone viene in aereo perché vuole provare ad andare in aereo per la prima volta. Fa il culo il traghetto, mi faccio 6 ore. Ma scusa, quei soldi che ti sei fatto in Twitch vai col privato. Tutti col privato. Quanto costa? 15.000 euro. Bene, guarda, se vuoi andare al risparmio rischiando la vita trovi di meno. Andiamo, mettiamo tutti i 1000 euro. Ma mettili te, io voglio le patine. Ottima idea. Io ho contattato per gli aerei privati. Lo sai che costa più uno yacht, costa molto di più uno yacht privato che cioè dipende, c'è aero e aereo. Andiamo già però anzi no, posso dire. Ma dove la metto la macchina? Per l'ecologia meglio di no. Io ho fatto il viaggio, siccome ho paura degli aerei, ho fatto il viaggio in treno con Greta Thunberg. Sì, è vero, Thunberg. Con Greta Thunberg. Ma veramente? Sì, ho fatto Francoforte Milano con Greta Thunberg, che pensavo non la conoscevo, pensavo fosse una youtuber. Ma vi rendete conto che il giullare è stato in live solo un'ora? Ma appoggia la telecamera, dai, ma che schema, eh? Eh? Ma non ci pensi ai modificati? Ma voi non ci pensate a me, ragazzi, che è da San Valentino che sto tutti i giorni in live? Quindi prima delle ore era aperto, non c'era. Prima era aperto e vedevi tutto. Ma vi paparazzavano? Che mi si era affitto, che ha una vista che è devastante. Perché tutta la ricordo. Sì, certo. È tutto a vetrate alte e vedi anche qui vedi le montagne, però cioè via i vetri e i grossi così. E se lo fa dopo? Boh. Ma ho visto che stanno facendo un altro grattacielo in Galenti. Non so, basta costruendo. Però non è per costruire. Ma questi non lo fai un cazzo. Questi non vedono crisi. Ma questi sono arabi? No, sono loro. Gli italiani? In generale. Se volete fare una DV sono qua. Cos'è l'espressione su questa? Guarda espressione da ADV? Sì, Come anche Luis l'ha fatto. E avete presente quelle che dicono, soprattutto sono le ragazze, che fanno. Me l'avete chiesto in tantissimi. Mi avete chiesto tutti quanti dove prendo queste cose. O anche scusate se da un po' che non faccio stories. Sì, no? Sì. L'avete chiesto in tantissimi. Influencer... Che poi fanno sempre queste cuffie tipo AirPods. Ciao Fede, tipo... Senti, guardate, hanno solo belle recensioni. E poi le recensioni sono fatte da loro stessi. Vabbè, non mi interessa. Sì, sì, sì. Vabbè, sarete tutti arrabbiati. Ma che scusa è il tuo lavoro, è normale che stai in live tutti i giorni tranne quelli di riposo. Tutte le persone lavorano tutti i giorni. Omi, stasera devi dare. Ci siamo rimasti male. È il mio lavoro. Da libero professionista. Omi, te lo stiamo chiedendo in tantissimi. Dove compri la droga? Comunque in realtà la rimetto. Fedez, mi sarei aspettato un bicchiere di champagne 919.293.949. Porco di uovo. No, non ce l'ho in realtà, c'ho poi. Omi, te lo stiamo chiedendo in tantissimi. Dove compri la droga? Omi, te lo stiamo chiedendo in tantissimi. Dove compri la... Ci vediamo domani. Aspetta che voglio vedere, aspetta. Metti il muto, voglio vedere se trovi. Metto il muto? No, voglio vedere se trovi. Ah, ok. Occhio a quel bicchiere che se lo fai cadere ti portano via casa Barbara Marocco, la tua PayPal, il tuo costume H24/365. Ti mandano il recupero fondi a casa se lo fai cadere. Vabbè, vabbè, vabbè. Va bene. Dai ragazzi. Bagno o Milano è deserta? Sì, non c'è nessuno. No. Ma ora lo sai cosa? Da quando inizia a streamare la gente non mi saluta più. Cioè? Ah, oh, Omi. Oh, modificati! Ciao! Vabbè. Ciao, modificati. Ciao, belli. Ci vediamo per i preparativi della Sardegna. Domani mi andrò a fare controllare lo sterno. E così avrò una risposta a questi dolori. Che cosa che hai? Sei caduto al dottore? Al centro? Ora vi dico. Buonanotte. E un piccolo spam di Omi Scam. Vai, salutate ragazzi. Grazie per essere stati in live.
Ciao. Ci vediamo prossimo weekend. Ciao belli. Buon. Voglio te ancora, ancora una volta. Mi manca st'amore, mi manca perché. Voglio te, ma quando ricordo la mente, quando le mie labbra baciava, su quell'orecchio sempre come innamorava, ma sta lontana tutta così strana.